Buongiorno a tutti, sono Marco Verna, il direttore del Liceo di Chicago. Grazie per essere qui con noi a questo appuntamento. Ho il dovere di dirvi che l'intervento andrà anche in streaming a beneficio dei partecipanti e sarà registrato. Lo dico a norma della legge sulla privacy. Quindi quelli che sono contrari o abbandonano adesso oppure sappiano che saranno registrati. Piccolo recap di come si svolgeranno i lavori, ci sarà un breve saluto introduttivo da parte del dottor Antonio Lucarelli, direttore dell'Ufficio Tecnologia Industriale del Liceo di Roma, seguito da un saluto del direttore di Federmacchine Alfredo Mariotti. Poi andremo ai contenuti del nostro intervento con Marco Saladini, direttore di ICE Toronto, che farà una panoramica sul progetto di Machines Italia, seguito da Gio Barbieri di Bespoke Media, che ci spiegherà come si è sviluppata e concretizzata la campagna di rebranding di Machines Italia. Successivamente, io e Gianluca, rispettivamente direttori di ICE Toronto, Chicago, Canada, vi forniremo delle pillole o dei piccoli elementi sui rispettivi mercati di riferimento. A seguire, Nancy Mammaro e Riccardo Cavanna ci forneranno due interessanti testimonianze della loro esperienza di internazionalizzazione in America e con il progetto Machines Italia. E a chiudere, i nostri team che vi saranno presentati saranno a disposizione per le vostre domande. Direi, vi pregherei solamente di mettere i vostri microfoni in modalità mute per evitare fastidiosi ritorni audio. Sarò io a dare la parola a ciascuno di voi quando è il momento. Vi ringrazio e senza ulteriori esitazioni lascio la parola ad Antonio. Buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, grazie Marco per la parola. Ci troviamo oggi qui a distanza di alcuni mesi dall'incontro di Milano, nel quale avevamo, diciamo, lanciato il progetto Machines Italia, chiamiamolo 4.0, e avevamo fatto quindi con tutti gli attori, stakeholders coinvolti, il punto sulle criticità, ma sulle aree che potevano essere migliorate, sugli aspetti, diciamo, da salvaguardare e quelli da innovare. Questo è un progetto, come abbiamo detto anche in quell'occasione, ormai ventennale, e la caratteristica che ha questo progetto è che è l'unico progetto di questa durata e l'unico progetto orizzontale che va quindi ad operare poi su un mercato maturo, un mercato avanzato dove, diciamo, la concorrenza è anche abbastanza raffinata e agguerrita. E quindi perché? Perché è un progetto che sin dall'inizio si poneva come ambizioso obiettivo quello di far conoscere quelle che sono le caratteristiche precipue, specifiche dei macchinari italiani e delle macchine e quindi della tecnologia italiana e quindi cominciare a creare un'immagine anche dell'Italia tecnologica sganciata un po' da quella prevalente sul mercato nordamericano, dell'Italia che produce olio, pomodori e anche moda, insomma, agroalimentare, vini e moda. Quindi questo progetto poi nel tempo ha avuto delle modifiche, c'è stato anche un periodo nel quale abbiamo fatto uno stop per fare una riflessione, poi diciamo anche una circostanza positiva, cioè il fatto che Matteo Picariello, che aveva seguito il progetto dall'altra parte dell'Atlantico, è venuto a collaborare con il mio ufficio e quindi grazie a lui abbiamo rifatto una riflessione e abbiamo lanciato questa nuova fase del progetto Machines Italia, che naturalmente è un progetto che guarda ad un rebranding del logo, del concept, dell'immagine, ma soprattutto vuole essere molto più integrato con i nuovi sistemi della comunicazione digitale, social, è questo un po', diciamo, l'obiettivo. E comunque
serve sempre a creare quella community di utilizzatori e di operatori fidelizzati nel Made in Italy, nelle macchine Made in Italy, che ci auguriamo poi, anzi è un nostro obiettivo quello di incrementare numericamente nel tempo. Io è tutto, purtroppo per un altro impegno vi devo lasciare, ma mi tranquillizza il fatto che ci sia una registrazione che poi vi assicuro che mi andrò a guardare. Quindi grazie a tutti e ripasso la parola a Marco Verna. Grazie Antonio, grazie per aver creduto e continuare a credere nel progetto Machines Italia. Passo la parola al direttore Mariotti, non prima però di mandare un saluto al presidente Giuseppe Lesce, che sappiamo aver avuto un contrattempo e che contrattempo, quindi un saluto a lui e un in bocca al lupo a tutti gli amici che in questo momento si trovano ad affrontare le difficoltà in Emilia-Romagna. Direttore, la parola a te. Grazie Marco. Mi è tagliato metà dell'intervento, perché dovevo parlare io di Giuseppe Lesce. Comunque, andiamo avanti lo stesso. Intanto buongiorno a tutti gli amici di ICI Agenzia, gli amici delle federate di Federmacchina, tutte le entità che sono quest'oggi coinvolte. Ecco, intanto porto a voi i saluti, perché questo me l'ha raccomandato del presidente Lesce, che come hai già anticipato tu non può collegarsi a causa della situazione drammatica, no, che è coinvolto il territorio dell'Emilia Romagna in Italia e purtroppo anche la sua abitazione. Io credo che esprimo i sentimenti di tutti nel parlargli, gli parlerò dopo chiamandolo di come è andata l'incontro, parlerò della nostra vicinanza e solidarietà nella speranza che tutto possa tornare presto, almeno nella normalità. Intanto vorrei esprimere grande soddisfazione per l'azione di rebranding di Machines Italia, un progetto di comunicazione molto importante che abbiamo contribuito a far nascere, che ormai ha almeno 20 anni. Se poi pensiamo che questa è una derivazione dell'Italian Machinery, c'è quasi 40 anni. L'area nordamericana è già ora per quasi tutte le aziende dei nostri settori una delle aree di sbocco più importanti. E fra l'altro lo scenario geopolitico attuale, che si ha eliminato dei clienti molto importanti, Russia, Ucraina, molte difficoltà con la Cina, e fortunatamente c'è una buona predisposizione dei mercati del Nord America verso le nostre tecnologie, e questo fa intravedere sicuramente un forte incremento dei nostri interessi verso gli Stati Uniti, verso il Messico e verso il Canada. Per cui ben venga questo progetto di rinnovamento e di rilancio nelle attività che ICI Agenzia ha condiviso con Federmacchine e che permetterà di perseguire con ancora maggiori risultati gli obiettivi che ci si è posti quando è nato Machines Italia, cioè quelli di promuovere l'offerta di beni strumentali italiani su quei mercati attraverso azioni forti, particolari e molto articolate di comunicazione e marketing, e favorire con questo anche l'avviamento di relazioni molto importanti fra l'industria del Nord America e le industrie italiane. A tale proposito siamo molto interessati poi di sentire gli interventi che tu hai anticipato, che farete successivamente da parte degli responsabili degli uffici di Chicago, di Toronto e di Città del Messico. Considerando poi l'impostazione del progetto, che è trasversale su tutti i settori, si manterrà certamente la consueta modalità delle comunicazioni dirette fra ICE e Federmacchine, che opereranno con coordinamento e condivisione della progettazione, pianificando e eseguendo tutte le attività previste da Machines Italia. Parimenti, abbiamo condiviso con ICE la nuova impostazione in cui le singole associazioni si rendono disponibili a fornire direttamente il materiale settoriale, e questo semplifica molto l'attività, condividendo quello che faranno con il team Machines Italia, e condivideranno per cui testi, immagini, video che verrà utilizzato in tutte le campagne promozionali alle quali abbiamo accennato. Inoltre andremo a creare sinergie nell'uso dei social media. Vorrei per ultimo sottolineare l'importanza di affiancare al tema dell'innovazione anche il tema della sostenibilità. Ecco, enfatizzare la valenza particolare di una delle attività più rilevanti
che si muove proprio nell'ambito di uno dei tre momenti della sostenibilità, dopo l'ambientale, dopo l'economico, la parte sociale. La parte sociale noi la vediamo svolgersi con quello che è stata una attività che ha fidelizzato molti giovani, i giovani nordamericani, cioè i cosiddetti technology awards, per i quali confidiamo vengano collocate anche maggiori risorse nelle prossime edizioni. Siamo sicuramente d'accordo con i nostri partner di ICE di organizzare più spesso dei briefing, questo è importante, sugli avanzamenti dell'attività, su iniziative specifiche di Machines Italia e con tutte anche le associazioni che sono disponibili e interessate a questi mercati. Con questo incrementeremo le occasioni di confronto e di valutazione. Io vi ringrazio e auguro buon proseguimento dei lavori. Grazie direttore, ora sei tu che mi hai rubato mezzo intervento, perché anch'io avrei voluto enfatizzare i Technology Award, non lo farò, i Technology Award alla premiazione dei quali avrei partecipato molto volentieri a gennaio se non fossi stato costretto a rinunciare per una circostanza personale, ma sicuramente vedremo poi nel mio intervento la difficoltà di reperimento di manodopera specializzata nel settore in tutti i settori della meccanica fa sì che un progetto come questo, come quello dei Technology Award, venga implementato e sviluppato e adesso vengano dedicate risorse sufficienti. Essendo in America, io amo dire che sono al cospetto dei padri fondatori del progetto di Machines Italia, in primis voi di Federmacchine che l'avete visto nascere, ma senza dimenticare Matteo Picariello, che so essere collegato, che ha diretto questo ufficio e quello di Toronto, quindi con molta umiltà e reverenza mi riferisco ai padri fondatori di questo progetto e lascio la parola a Marco Saladini per una breve introduzione sulla versione 4.0. Sì, il mio compito è qui da Toronto, da dove saluto tutti, è di dirvi a grandi linee perché e come nasce Machines Italia. Abbiamo chiamato 2.0, adesso 4.0 upgrade, ma insomma comunque il nuovo Machines Italia, mettiamola così. Quindi diciamo le esigenze all'origine di questo rebranding. Innanzitutto modernizzare, rilanciare il programma, inclusi i messaggi, i valori e naturalmente anche formare il personale sugli strumenti da usare e potenziando quindi comunicazione, interattività e stabilizzando la mission appunto nel tempo, insomma, e in un'ottica di medio periodo e anche le risorse e le attività. Naturalmente resta il focus sulla comunicazione, resta la trasversalità del progetto perché è già stata ricordata. Nuovi media e nuove tattiche, quindi sono emersi, nuove audience, nuove addette ai desk, li presenteremo nelle presentazioni paese, e quindi si è andati verso una digitalizzazione, in particolare parlando di tattiche, una digitalizzazione graduale delle attività di comunicazione, dopo che avevamo verificato appunto l'applicabilità al marketing digitale, del marketing digitale anche in ambito business to business. Per dirla con una battuta, sono usciti di scena i baby boomers e sono entrati in questi anni i millennials, quindi dobbiamo in qualche modo avvicinarci anche a loro, no? Occupano posizioni importanti nelle imprese adesso e quindi dobbiamo parlare la loro lingua, dobbiamo essere in comunicazione con loro anche attraverso i nuovi canali. Allo stesso tempo sono cambiati alcuni addetti ai desk che sono passati ad altri incarichi e quindi abbiamo nuove persone a Città del Messico e a Toronto. Diciamo che oltre alla pubblicità, che è un cavallo di battaglia classico di Machines Italia, adesso quindi entriamo nella comunicazione. Una comunicazione che diventa più bidirezionale, più frequente, quindi usa di più le piattaforme interattive e cerca di semplificare i messaggi, ma anche aumentare le uscite di newsletter, riviste, sondaggi e altri strumenti. E a proposito dei flussi informativi, vorrei farvi vedere una slide in questo intervento, che è questa qua, e diciamo dove abbiamo mappato da un lato diciamo le azioni, gli obiettivi che erano alla base di questa rinnovata enfasi sui flussi informativi, quindi creare un flusso stabile tra Machines Italia, imprese, associazioni per quanto riguarda notizie,
notizie e informate, promuovere la meccanica industriale italiana per questo mezzo e con queste informazioni, ma naturalmente anche creare connessioni specifiche a vantaggio di imprese italiane con controparti, clienti in Nord America, e poi formare o partecipare a comunità di settore o territoriali su social media, come lo ricordava anche Antonio. Nello schema vedete appunto, occupa un posto importante la galassia Federmacchine, che è produttore di contenuti, naturalmente, che diffonde già e che arrivano a Machines Italia, quindi attraverso diversi canali, oltre che un'interazione diretta, come ha ricordato Alfredo Mariotti. E Machines Italia che riceve anche contenuti dal Nord America, sempre attraverso una varietà di canali, e rielabora queste notizie, queste informazioni sulla meccanica e sul ruolo dell'Italia, sulla percezione dell'Italia anche in Nord America, le ridiffonde attraverso dei canali anch'essi diversificati, sia in Nord America e sia in Italia. Quindi è uno schema abbastanza classico, naturale, insomma non niente di nuovo, però ecco, che abbiamo ritracciato per essere tutti quanti allineati. Allora, che cosa ci guadagnano le imprese e le associazioni? Cioè, innanzitutto uno dei modi per essere partecipi, per ottenere qualcosa da questo programma è essere nel repertorio di Machines Italia e aggiornare sia il profilo dell'associazione con quale Machines Italia interagisce, sia anche il proprio profilo su Machines Italia. Quindi sempre profili aggiornati, completi, perché noi che cosa facciamo? Dirigiamo traffico verso questi profili e quindi in qualche modo quando l'utente arriva, cerca l'impresa, arriva al profilo, il profilo deve essere ricco, deve essere parlante e deve essere attraente. Poi c'è un altro modo che deriva da questo rebranding che abbiamo fatto e che è quello di fornire contenuti, lo hanno già fatto le associazioni per gli asset che in parte vedremo oggi, lo possono fare anche le imprese. Quindi relazionarsi in termini di contenuti, ma anche in termini di interazione sui social, con gli uffici che sono preposti a Machines Italia, soprattutto quelli in Nord America, che si sono divisi il lavoro, poi adesso non sto a fare troppi tecnicismi, ma insomma comunque seguono in particolare per la comunicazione alcuni settori ciascuno e quindi si specializzano per un periodo, poi naturalmente si ruoterà, però insomma si cerca di anche dare agli addetti uno spessore perché devono poi essere in grado di processare correttamente tutte le informazioni e quindi avere una consapevolezza dell'innovazione, del potenziale tecnologico di ciascun settore che seguiamo, sono 15 quelli di Machines Italia. Naturalmente poi si deve cercare di fare sinergie anche con i servizi di assistenza dell'ICE, con le campagne di Machines Italia e con le iniziative promozionali verticali, quindi programmarsi anche in funzione o comunque tenendo conto di questi momenti che esaltano la presenza italiana sul mercato. Dal lato nordamericano noi coinvolgeremo gli stakeholder con iniziative di diverso genere e naturalmente con il brand Machines Italia e quindi li inviteremo a servizi degli strumenti del programma a scoprire l'offerta italiana. Rapidissimamente, come è cominciato l'esercizio di rebranding? Beh, abbiamo creato un gruppo di lavoro interno che ha coinvolto, oltre alle persone già nominate, anche altre negli uffici sia in Nord America sia in Italia, si è regolarmente consultato con le associazioni di categoria, lo ricordava Antonio e lo ha evidenziato anche Alfredo Mariotti, e di questo ringraziamo, tutti questa interazione ringraziamo perché è stato assolutamente illuminante. Poi ICE Toronto ha preso in carico il contratto per il rebranding e la sua gestione di concerto con i colleghi. Abbiamo scelto un'agenzia per il rebranding che è DDB e in partnership con Bespoke Media, anche grazie alla consulenza tecnica di un'altra agenzia che però ci ha aiutato a definire meglio la direzione, il percorso, e che voglio ricordare per l'apporto determinante che è stata Zen Energy. E mi fermo citando rapidamente solo le principali componenti del programma che avevamo individuato fin dall'inizio, cioè quindi il ridisegno della grafica distintiva, videoclip in diverse versioni, lingue e usi, il messaggio, quindi la declinazione del messaggio
di preminenza, di importanza e di valore della meccanica italiana, la revisione del sito machinesitalia.org, la brochure del programma, la segnaletica, il pacchetto stampa, la strategia di pubbliche relazioni e i rapporti con i media. Queste sono le principali componenti che adesso ci racconterà un pochino più in dettaglio Gio Barbieri nel suo intervento. Grazie e ci sentiamo fra un po'. Grazie Marco e grazie ai colleghi di CE Toronto per essersi fatti carico del compito di individuare l'agenzia di rebranding e di adempiere a tutti i compiti amministrativi che sottostanno purtroppo a un incarico come questo, cosa che avremmo dovuto fare noi ma che è stato impossibile fare in considerazione dell'emorragia che ha colpito di personale, che ha colpito l'ufficio lo scorso anno. C'è stato un periodo nel quale siamo rimasti con 3 unità, per cui sarebbe stato davvero impossibile portare avanti questo incarico. Grazie ancora a te e al tuo team e senza ulteriori esitazioni lascio la parola a Gio Barbieri di Bespoke Media. Grazie, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui oggi per presentarvi la strategia di branding per Machines Italia. Come professionisti del settore siamo consapevoli dell'importanza di mantenere una coerenza di marca e di creare un'identità forte che ci distingue sul mercato. Oggi voglio condividere con voi la visione e le azioni che stiamo intraprendendo. Parlare di brand consistency oggi significa toccare un tema cruciale perché una presenza coerente e organica non solo dice ai clienti attuali e ai prospect che sia chi siamo, ma identifica immediatamente di cosa ci occupiamo, cosa ci rende dei partner validi e cosa crea un legame emotivo che ci permette di essere ricordati e scelti. Ecco perché abbiamo scelto DDB di studiare un nuovo posizionamento per entrare nel mercato nordamericano, accrescendo le chances di rimanere top of mind nelle scelte dei nostri clienti. DDB ha analizzato questa sfida da molti punti di vista, come ci presentiamo oggi sul mercato, cosa fanno i nostri concorrenti, cosa pensano di noi clienti, cosa rende Machines Italia unica. Parlando direttamente con stakeholder e clienti, DDB ha scoperto che abbiamo già molti punti che ci aiutano a distinguerci. Nella categoria, le aziende italiane si sono dimostrate molto più disposte a personalizzare e a creare soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei loro clienti. E questo approccio è di grande vantaggio in una cultura molto orientata al cliente, come quella nordamericana. I nostri clienti sono sommersi dai media, poi si parla di comunicazione sulle macchine, possono essere anche un po' noiose. È tutto tecnico e preciso, come è giusto che sia, ma poi la mancanza di un elemento umano si sente. Il fatto che siamo persone vere dietro le macchine, la passione, la creatività che gli italiani incarnano, sono elementi che ci distinguono sempre nel mare di nozioni ingegneristiche. A livello culturale è normale fare un'associazione diretta fra Machines Italia e il paese stesso. Il fatto che l'Italia sia già considerata dai nordamericani come una destinazione dei sogni e che ne ammirino le bellezze, lo stile di vita è un plus. E non è che visto che qui si tratta di business, si deve essere impersonali. Con l'Italia fare affari può essere un piacere, il che è anche una proposition un po' diversa sul mercato. La nostra strategia è quindi quella di presentare al mercato un'impronta tutta italiana, concentrandoci sull'esperienza positiva, flessibile e personale che le imprese possono fare solo lavorando con le aziende italiane. Su base di questa strategia abbiamo creato la piattaforma creativa Engineered with Passion. Le macchine italiane non sono semplicemente prodotte, cioè sono progettate, realizzate con anima e cuore. Questa è l'idea alla base della linea tematica della campagna, il nuovo Engineered with Passion. Queste 3 parole sono il nostro modo per dire che c'è una combinazione unica di tecnologia all'avanguardia e di attenzione alla soddisfazione del cliente, che è incorporata in ogni
macchinario italiano. Questa piattaforma si sposa bene con i nostri pilar principali di flessibilità, creatività, innovazione, che sono unici per il mercato, e poi in secondo luogo durabilità, affidabilità e sostenibilità. Dal punto di vista visivo, la piattaforma utilizza i colori italiani reinterpretati in un stile molto moderno e incentrato sul design per mettere in risalto la bellezza e la creatività del brand. Inoltre, dove possibile, includiamo un elemento umano perché ci sono persone vere dietro alla passione, mostrando le persone nelle immagini tecniche e includendo anche l'elemento grafico della mano che rappresenta il tocco personale che il cliente ottiene con Machines Italia. Ci si tratta di artigianato, personalizzazione e di un rapporto commerciale. Quella passione emergerà sia nel prodotto che nell'esperienza. Con questa nuova piattaforma, DDB ha sviluppato delle utili linee guida che ci ha fornito dei modelli di asset su cui lavorare ogni volta che realizziamo una comunicazione. Le linee guida del marchio forniscono colori, font, design, ma anche il tono di voce e la personalità che dovremo sempre seguire per raggiungere il livello di coerenza. Linea guida social media e training garantiscono che i nostri canali come Twitter, LinkedIn e YouTube i clienti trovino una voce ed un look coerenti con i nostri contenuti, in modo da risultare professionali ma anche alla mano. Ci sono poi nuovi modelli per i post sui social, la newsletter via email, i video online, una pagina web aggiornata e nuove strategie di marketing di ricerca per Canada, Stati Uniti e Messico. Nel complesso abbiamo tutto ciò che ci serve per non solo avere una presenza costante sul mercato, ma anche per distinguerci nei modi che ci rendono unici e interessanti per i nostri clienti, ottenendo in definitiva maggiore visibilità ogni volta che siamo sul mercato. Ora vorrei condividere con voi un breve video che riassume la nostra nuova strategia di branding e illustra visivamente i concetti che abbiamo appena esposto. There's a secret ingredient in machinery bearing the Made in Italy mark that makes it unlike any other. Passion. It's the passion with which Italian professionals run thousands of small and medium machine manufacturing companies. Machines Italia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Joe, grazie per il video, invogliante all'utilizzo di macchine italiane, a me sembra molto ben fatto e ci rende tutti molto orgogliosi di essere italiani. Torniamo a noi dell'ICE, partiamo da nord verso sud, quindi andiamo in quest'ordine. Marco Saladini ci introduce pillole sul mercato canadese e il nuovo team di Machines Italia all'interno del suo ufficio. Grazie Marco. Grazie Marco e vado subito alle nostre slide. Allora chi già conosce il Canada chiaramente dovrà avere un pochino di pazienza, però noi abbiamo voluto fare un quadro che tiene conto anche di chi invece non ha ancora questa dimestichezza con il mercato. E quindi abbiamo fatto, scusate, partito dalla fine invece che dall'inizio, qua siamo andati a disegnare una mappa del Canada, che è questo grandissimo paese, 10 milioni di chilometri quadrati, 30 volte la superficie dell'Italia, con una popolazione che invece è di 20 milioni inferiore alla nostra e quindi una densità infinitesimale, dove però naturalmente molte zone sono disabitate perché, per via del clima. Nelle zone però dove si lavora e si produce c'è una crescita forte che
simile a quella dell'Italia nel 2022 per quanto riguarda il PIL, che anche esso è di dimensioni analoghe, ma si distribuisce su meno persone, quindi naturalmente dà origine a un PIL pro capite, a un potere d'acquisto maggiore. Altri indicatori sono l'inflazione, che comunque è ripartita anche lei alla grande nel 2022, e la disoccupazione, che invece è, diciamo, fa invidia a molti altri paesi, perché siamo intorno al 5%, una disoccupazione praticamente frizionale. Per quanto riguarda la crescita, ecco, vedete qui le previsioni, che sono comunque confortanti: si sta fra l'1,5% e il 2% nei prossimi anni, e fonte statista, credo che sia un consensus, e comunque insomma è una crescita, un paese che cresce stabilmente in prospettiva. L'industria manifatturiera, allora, innanzitutto è un 10%, quindi una significativa fetta del PIL canadese, con 1,7 milioni di addetti. Ha venduto per 720 miliardi di canadesi, dove un dollaro canadese equivale a circa 0,7 euro, e quindi insomma ha un volume d'affari molto notevole, cresce, e è composta per il 55% da mezzi di trasporto, il numero uno, alimentare, chimico, macchinari e prodotti in metallo lavorati a deformazione. Quindi un set di industrie ampio, ma con una componente di base piuttosto forte. E per quanto riguarda la concorrenza canadese nei confronti dei macchinari italiani, vediamo che sono oltre 7.500 imprese, e che occupano 136.000 addetti, con un fatturato di 4 miliardi di dollari canadesi. Quindi non un concorrente così formidabile, ma che comunque c'è, e sicuramente opera in condizioni naturalmente di particolare favore, essendo locale. Non mi soffermo molto sulla distribuzione del PIL per provincia, se non per dire che appunto poi in alcune, nelle due province più grandi, Ontario e Quebec, si assomiglia naturalmente a quello schema che abbiamo visto prima, quindi alla media, però insomma è abbastanza invece differente in due province non meno importanti, anche se quantitativamente appunto non grandi come Ontario e Quebec, cioè l'Alberta, dove il primo settore è l'industria chimica, ma è seguito subito da petrolio, carbone, industria alimentare, e British Columbia, dove primeggia la lavorazione del legno, seguita da industria alimentare e dalle bevande. E quali sono le sfide, quali sono le opportunità? Sicuramente sono simili anche a quelle di altri paesi, però vediamole nel contesto canadese. C'è stata una difficoltà nella catena di approvvigionamento negli ultimi anni, che ha creato naturalmente anche delle opportunità a favore dei sistemi di gestione delle scorte, dell'imballaggio, dei mezzi di trasporto. E l'adozione della tecnologia è un po' lenta, il 4.0 è ancora non presente in tutte le imprese, e qui naturalmente chi produce macchinari intelligenti, smart manufacturing, è particolarmente invitato a bussare alla porta di chi in Canada deve ancora adeguare il proprio parco macchine. La personalizzazione è un'aspettativa sempre più frequente da parte dei consumatori, e anche qui l'opportunità, che è un po' per tutti, è quella di lavorare per fornire più personalizzazione ai consumatori, quindi utilizzando anche la stampa 3D e altre tecnologie di recente sviluppo che consentono questa svolta. Per quanto riguarda le vendite direttamente ai consumatori, anche questa è una tendenza generale, ma che si estende anche alla meccanica e alle vendite B2B. Lo abbiamo scoperto sia nell'esercizio di rebranding, ma anche separatamente stiamo sviluppando delle nuove opportunità, di cui poi vi diremo a tempo debito, ma che coinvolgono delle importanti realtà che operano appunto nel campo dell'e-commerce.
dei dati interessanti vengono da questa indagine che è stata fatta da Advanced Manufacturing sugli strumenti, sugli investimenti, tecnologici nel settore manifatturiero. Diciamo che robot, automazione, trasferimento in cloud dell'informatica aziendale, programmazione dell'uso delle risorse aziendali sono fra i primi posti tra gli investimenti tecnologici che il campione considerato ha, diciamo, sta valutando. Poi, leggermente al di sotto, abbiamo investimenti sull'internet delle cose e sull'installazione di macchine che sono in grado quindi di alimentare database aziendali con dati sui processi produttivi. La pandemia si è trasformata in un propulsore di nuovi investimenti, sorprendentemente, ma forse non troppo, investimenti in nuove tecnologie e fra i 100 intervistati del sondaggio, in media si pensa di spendere 3,5 milioni di dollari canadesi sui temi prioritari dell'innovazione nei prossimi 3 anni. Quali sono le priorità percepite per questi investimenti? Che sono un concetto, diciamo, un pochino più ampio, che precorre gli investimenti stessi, no? Quindi qual è lo sfondo, diciamo? Sullo sfondo ci sono non solo i temi che abbiamo dato sugli investimenti già decisi o già in programma, ma anche, non sorprendentemente, qualcuno potrà dire, il balzo in avanti rispetto al 2022 dell'uso dell'intelligenza artificiale, che passa da un 32 a un 39% di rilevanza nelle priorità tecnologiche dei prossimi anni, e quindi è un segnale questo molto importante per chi ne fa uso o intende farne uso nei propri processi produttivi di macchinario e di tecnologie. Breve flash sugli scambi: domina nei 15 settori di Machines Italia come paese fornitore, paese estero fornitore, dominano gli Stati Uniti, con un volume di vendite pari a quasi 10 volte quello dell'Italia, ma diciamo l'Italia non si colloca male dietro gli Stati Uniti, la Cina, la Germania, il Giappone, siamo noi, con 580 circa milioni di euro di importazioni dall'Italia in Canada, nei nostri settori. E qui allora questo è il classico tabellone che però uno poi può studiare per quanto riguarda la sua parte, quindi scusate, ma poi li avrete questi numeri, li potrete guardare meglio. Io vi segnalo semplicemente qui che l'Italia è ai primi posti di solito, insomma sempre dentro i primi 10 fornitori per quanto riguarda tutti e 15 settori, con un paio di eccezioni limitate, e vedete come diciamo spiccano componentistica, oleodinamica, pneumatica, organi di trasmissione fra i settori principali, insomma, delle vendite italiane, seguiti subito da macchine agricole, macchine movimento terra e macchine edili, macchine industria alimentare e macchine lavorazione plastica e gomma. Questo in funzione anche delle specificità settoriali del Canada. Canali distributivi, diciamo che insomma siamo davanti a un classico schema di vendita tramite importatori, distributori e rivenditori, con un ricarico tra il 20 e il 25%, minore per gli agenti, che però naturalmente svolgono funzioni più limitate, come si sa, e ci sono significative articolazioni, dato la distribuzione territoriale e anche la, diciamo, autonomia delle province canadesi, che Canada è uno stato federale, come sappiamo, quindi c'è comunque una articolazione ampia e distribuita sul territorio delle reti di intermediazione a livello provinciale o per aree geografiche. E naturalmente bisogna adattarsi alle certificazioni e agli standard canadesi, che non sono gli stessi di quelli europei, non sono gli stessi di quelli statunitensi. Ci sono tanti laboratori in Italia che fanno questo tipo di analisi prima di mandar via qualcosa che poi magari lo si riveli a norma, e naturalmente bisogna seguire tutte le normative anche della provincia di dove si va a installare e vendere la macchina. Questo è importante. Le certificazioni possono essere fatte anche dopo l'import, ma naturalmente è straconsigliato di occuparsene prima. Cosa farà Machines Italia in Canada? Allora, certamente contribuirà al lavoro che abbiamo visto prima in termini di comunicazione,
però farà anche delle iniziative, diciamo, sul territorio che vanno quindi in direzione di campagne promozionali e anche di sponsorizzazione di specifici eventi e quindi iniziative in persona, perché ormai la pandemia è passata e dobbiamo ricominciare a comunicare anche di persona. Quindi questo poi ci aiuterà a fare networking in favore delle imprese italiane che lavoreranno con i nostri uffici e con il nostro team. Team che è distribuito nei due uffici, anzi tre, perché da ieri è attivo con un soft opening l'ufficio di Vancouver, naturalmente i due capisaldi sono Toronto e Montreal, e il team è così composto: Emanuele Giusti, presso ICE Montreal, analista di mercato senior, e James Johnson, analista di mercato, seguiva prima Machines Italia, continua a seguirlo naturalmente, ma adesso la responsabilità del desk Machines Italia è passata a Sabrina Osmani, che lavora sempre presso ICE Toronto come James, e poi ci sarà ci sarà il sostegno di Maria Elena Lanzafame, che abbiamo appena assunto appunto a ICE Vancouver, che è anche lei analista di mercato. Io mi fermo qua e ripasso la parola a Marco, grazie. Grazie Marco. Un saluto alle new entry allora del team Machines Italia del Canada, un saluto ai nuovi colleghi. Adesso, se riesco, perché secondo la legge di Murphy fallirò proprio io, dovrei condividere il mio schermo. Qualcuno mi dica se sta funzionando. Direi di sì. Eccolo. Giusto? Il tempo è davvero poco, il mercato è davvero grande, alcuni elementi sono comuni a quelli che ha appena elencato Marco con riferimento al mercato del Canada, quindi il mio obiettivo è quello di fornirvi delle pillole di quello che riguarda un mercato così grande come quello americano. Naturalmente il mio ufficio è a disposizione e i colleghi che vi presenterò più avanti sono a vostra disposizione per ogni chiarimento e ogni domanda vorrete fornire loro più avanti. I primi dati che credo valga la pena di evidenziare sono quelli relativi all'industria manifatturiera in America, e quello che balza subito agli occhi è una crescita del fatturato, seppur con una lieve contrazione nel 2023, a cui fa da contraltare però un calo più o meno costante del numero della manodopera impiegata. I ricavi nel 2023 è previsto un calo, come dicevo, ma un recupero a partire dall'anno successivo. Il PIL manifatturiero negli Stati Uniti dovrebbe raggiungere i 2.283 miliardi di dollari alla fine di questo trimestre e seguire poi un andamento lievemente costante fino a raggiungere 2.318 miliardi di dollari nel 2025. La crescita è costante e lieve e il nocciolo duro è costituito da due macrosettori, quello legato al cibo, alle bevande e al tabacco e quello legato ai mezzi di trasporto. Io mi sono divertito a fare un'analisi SWOT, ma è molto molto semplicistica, di quelli che potrebbero essere i punti di forza per la meccanica italiana negli Stati Uniti, da contrapporre ovviamente ai punti di debolezza, le minacce e le opportunità. Questo emerge in gran parte anche dall'indagine, dall'awareness survey che è stata presentata a gennaio, quindi le macchine italiane godono di una buona reputazione generale, di un ottimo rapporto qualità-prezzo e possono, in virtù del fatto che siamo italiani, anche godere di una buona flessibilità che è molto apprezzata negli Stati Uniti. Quelli che sono i nostri punti di debolezza sono legati all'attenzione al cliente e al supporto post-vendita, oltre a, e questo emerge dal nostro sondaggio, la nostra capacità di promuovere, di proporre le nostre capacità tecniche e commerciali. E in questo senso Machines Italia credo che possa e debba svolgere un ruolo determinante. Ma a parte gli elementi previsti in questa slide, io ritengo personalmente che un punto di forza o un'opportunità, se vogliamo chiamarla così, molto importante per i produttori di meccanica italiana risiede nel fatto che il parco macchine delle aziende statunitensi è abbastanza obsoleto, almeno rispetto ai nostri standard. Quindi abbiamo provveduto a organizzare, a commissionare un sondaggio al Design World Magazine, i risultati del quale sono
sorprendenti, perché da questo sondaggio risulta che circa il 49% degli intervistati integra attualmente dispositivi intelligenti nelle proprie macchine, ma il 70%, che è un numero veramente considerevole, considera di farlo entro il prossimo anno. La robotica con il 61,44% e l'intelligenza artificiale con il 44,5% dominano questo settore. Dallo stesso sondaggio, fa da contraltare, ovvero da questo sondaggio risulta pure l'elemento che ho citato poc'anzi, ovvero la carenza di lavoratori qualificati, che continua a rappresentare un gran problema nel settore manifatturiero americano, e le aziende cercano di risolvere questo problema incrementando ovviamente il ricorso alla robotica, all'intelligenza artificiale o al monitoraggio e alla risoluzione dei problemi da remoto. Ancora una volta sembrano illuminanti le parole del direttore Mariotti, il quale auspica un potenziamento del nostro programma di Technology Award, ovvero l'investimento sui giovani e la formazione dei giovani deve rappresentare un caposaldo del nostro Machines Italia, del nostro programma. Un altro sondaggio che è apparso nel sito di SMI, sul sito di SMI il 18 maggio scorso, sondaggio svolto da Hollers Associates, dimostra che ha raccolto i dati della crescita storica del settore della manifattura avanzata negli Stati Uniti, che nel prossimo decennio più o meno dovrebbe crescere di almeno 6 volte rispetto ai dati del 2022. La crescita sostanziale sarà trainata da alcuni settori, tra i quali quello aerospaziale, l'assistenza sanitaria biomedicale e quello militare. Se questo non fosse abbastanza per giustificare l'attenzione al mercato americano, bisogna considerare anche alcuni incentivi, che non vi sto ad enucleare per ragioni di tempo e di tecnicismi, però esistono maggiorazioni di credito d'imposta per determinati impianti che utilizzano energie rinnovabili, ad alcune condizioni naturalmente, purché vengano rispettate un paio di condizioni, ovvero che il 100% dell'acciaio e del ferro utilizzato siano prodotti negli Stati Uniti e che almeno il 40% dei prodotti fabbricati siano stati prodotti negli Stati Uniti. Anche in questo caso il mio ufficio è a disposizione di chi ne volesse fare richiesta, per fornire ovviamente assistenza più dettagliata in merito agli incentivi e alle possibilità, che poi sono diverse da Stato a Stato in alcuni casi. Altro elemento che a mio modo di vedere va preso in considerazione è un fenomeno che si sta osservando negli Stati Uniti e negli ultimi tempi, che è quello del reshoring. Non so perché questa diapositiva sia in bianco e nero, vi assicuro che era a colori quando l'ho pubblicata. Da questi dati, dai dati che possiamo vedere da questa diapositiva, notiamo che gli annunci di posti di lavoro nel settore manifatturiero per il 2022 sono stati i più alti mai registrati, per un totale di oltre 360.000. Quindi c'è un aumento del 53% rispetto all'anno precedente. Questo dimostra ancora una volta che c'è necessità di manodopera, c'è necessità di manodopera specializzata, e il fatto che molte imprese americane stiano riportando la produzione sul territorio nazionale giustifica questi dati. Come li ha chiamati Marco? Questi sono i tabelloni che in qualche modo descrivono qual è la situazione del reshoring e degli investimenti diretti in America. Credo che valga la pena di analizzare le posizioni degli stati e il fatto, per esempio, che lo stato di New York, dell'Ohio, della Georgia, del Tennessee e della North Carolina occupano i primi 5 posti in graduatoria. L'Illinois, dove siamo, segue al 24° posto con una percentuale tutto sommato ridotta. Questa diapositiva è straordinariamente dinamica, e devo ringraziare Bart per questo, e dà una fotografia dell'andamento degli investimenti diretti negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni. Anche questi hanno seguito, come vedete,
tutto sommato un trend in costante crescita e per settore la spesa per nuovi investimenti diretti è stata maggiore nel settore manufatturiero. Quali sono i fattori di traino del settore manufatturiero negli Stati Uniti? L'automazione e la robotica, come abbiamo detto prima, i sensori a lavorazione e integrazione sono le aree al centro dei recenti sviluppi della tecnologia manufatturiera, ma anche la fabbrica digitale e la manifattura additiva. Quindi in buona sostanza mi sento di poter dire, anche in base alle fiere che ho visitato in questi anni, in un anno e mezzo che sono qui in America, questo è davvero il momento ideale per guardare agli Stati Uniti come mercato di sbocco della nostra produzione. I tabelloni riportano, quegli stessi sono la fonte è la stessa, abbiamo cercato di coordinare le nostre diapositive, noi tre colleghi, dimostrano tutto sommato lo stesso posizionamento dell'Italia come fornitore degli Stati Uniti per i 15 settori di Machines Italia, è preceduta più o meno dagli stessi paesi che la precedono in Canada, con l'aggiunta del Messico in questo caso. Possiamo notare un aumento costante dei volumi, ma una quota che tutto sommato rimane la stessa. Se vogliamo fare uno spaccato, poi ovviamente queste presentazioni verranno rese disponibili a chi ne fa richiesta. Se vogliamo analizzare uno spaccato per settore, vediamo che la componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione, le macchine in movimento terra e le macchine agricole occupano i primi tre posti delle importazioni americane dal mondo. Per quanto riguarda l'Italia, i settori sono praticamente gli stessi. Tutti hanno osservato, tutti e 15 settori hanno osservato un aumento, una variazione, un delta significativo tra il 2021 e il 2022, con l'eccezione di uno solo che ha avuto invece un segnale negativo. Machines Italia non ve la devo presentare naturalmente, ma Machines Italia sta cambiando, vuoi che la chiamiamo 2.0, vuoi che la chiamiamo 4.0, il sito, quindi le azioni di comunicazione verranno rinnovate. I database sono stati rinnovati, aggiornati e migliorati, si studierà in continuazione una formula di aggiornamento costante. Naturalmente Marco ha invitato le aziende ad aggiornare i loro dati nelle banche dati delle associazioni e in quella di Machines Italia. Arriveremo con lavoro ad una situazione ottimale nel quale questi aggiornamenti saranno automatici. Machines Italia è anche informazione, quindi il sondaggio e le ricerche che facciamo più o meno una volta l'anno o due volte l'anno, la formazione ancora una volta con il Technology Award e gli eventi di networking molto importanti che facciamo. Il più importante che mi viene in mente è quello previsto per il prossimo 14 giugno, Vitruv, dedicato alle meccaniche utensili. E c'è la rivista che conoscete, che non vi devo presentare, siamo arrivati alla 15ª edizione se non sbaglio, viene distribuita un numero enorme di abbonati e di stakeholders, per cui non possiamo che rinnovare il nostro invito alle associazioni, che già lo fanno, e alle aziende, che già lo fanno anche loro, a partecipare alla creazione e all'implementazione di questo prodotto che ritengo essere molto utile. Attualmente ha una pubblicazione semestrale, viene distribuita ogni 6 mesi, se fosse necessario potremmo rivedere il timing di questa operazione. Sto per finire, non temete. Quello che mi sembra interessante dire è che il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con esso. Ho recentemente letto un articolo dal quale è emerso che il 50% dei responsabili degli uffici acquisti dei beni industriali delle aziende americane sono millennials, il che mi ha fatto sentire drammaticamente vecchio. Io non sapevo cosa fosse un millennial, poi sono andato a vedere e io sono fuori dalla classifica. Sono persone giovani, molto più giovani di me evidentemente, le quali, almeno al 42%, effettuano le loro ricerche per i beni industriali attraverso lo smartphone. Quindi dobbiamo aggiornarci, dobbiamo cambiare, dobbiamo modificare le nostre strategie e dobbiamo farlo anche in seno alle campagne che operiamo in Machines Italia. Cosa faremo in America? Faremo una campagna SEO con
un nostro partner, Manufacturing Tribe. Continueremo a produrre bollettini elettronici e a fare pubblicità, sempre con Manufacturing Tribe, che è un nostro partner ed è il nostro partner anche per l'evento di giugno. Opereremo una campagna di market targeting e faremo un acquisto di posizioni pubblicitarie, di spazi pubblicitari a rotazione naturalmente, sulla rivista Industry Week. Queste sono molto in pillole tutte le attività che faremo da oggi fino alla fine di quest'anno. Fortunatamente, come dico io, non si vive di solo digitale, perché in alcuni paesi, e in America, l'America è anche uno di questi, ancora esiste il piacere di incontrarsi, di stringersi la mano e di fare affari in presenza. Quindi quello che vogliamo fare e che stiamo effettivamente facendo è aumentare il ventaglio di partecipazione italiana a fiere del settore della meccanica rientranti nell'alveo delle 15 categorie che fanno parte di Machines Italia. Questo è solo un breve elenco delle fiere alle quali parteciperemo nei prossimi mesi. Noterete, o quelli di voi che sono collegati noteranno, che ci sono delle new entry, fiere alle quali non abbiamo mai partecipato prima, ma che necessariamente vogliamo presidiare e in occasione delle quali promuovere ovviamente il progetto Machines Italia, senza dimenticare le fiere in Italia che continueremo a promuovere e a presidiare, vuoi con azioni dirette, vuoi attraverso il contributo per coloro i quali ne faranno richiesta. Saremo presenti anche in fiere diverse dal settore della meccanica, ma che in qualche modo hanno a che vedere con la meccanica. Quindi, che dire, abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nell'ICE, abbiate fiducia nel progetto Machines Italia e rivolgetevi a noi ogni volta che ne sentite la necessità. Non credo di dovervi presentare il team di Machines Italia di questo ufficio, perché il team di Machines Italia è non il padre, il nonno fondatore di Machines Italia, Bar Pascoli, che tutti conoscerete, ne sono sicuro. All'interno dell'ufficio ci sono due trend analyst, Brigitta Auteri e Leonardo Turini, che si occupano a diverso titolo di settori della meccanica, e vi comunico con una nota di dispiacere che il bisnonno del progetto Machines Italia, Miron Stefan, che è un senior trend analyst di questo ufficio, a partire dal 30 giugno prossimo ha rassegnato le dimissioni alla veneranda età di 78 anni. Resto a vostra disposizione, interrompo la condivisione dello schermo, credo, e lascio la parola a Gianluca. Allora, buenos dias, buenas tardes, siamo in Italia, sono Gianluca Atena, direttore dell'ufficio ICE qui a Città del Messico. Questo ufficio copre anche altri 5 mercati dell'America Centrale, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Salvador. Il Messico è un paese che non ha bisogno di vere presentazioni, perché comunque è un paese che alle imprese italiane in parte è ben noto. Ha bisogno soltanto di una spolverata rispetto ad alcuni luoghi comuni che ancora oggi si affastellano sulla sua reputazione. Messico, assieme a Canada e Stati Uniti, è il terzo paese del Nord America, tanto che fa parte del NAFTA 2 e di tutti gli accordi del Nord America. Ma è anche la testa di ponte del Latin America, cioè di tutto il continente latino del macro continente americano. Sia perché si trova al nord di quest'area, sia perché il punto di snodo commerciale, produttivo, industriale, culturale fra il vecchio continente, l'Europa, e il nuovo continente, l'America. Integrato nella supply chain americana, ha una popolazione di 126 milioni di abitanti, potete immaginare insomma, un vero vasto mini continente. Ed è il riferimento per tutte le popolazioni e le economie di cultura ispano-latina che sono nel centro e sud America. È la 15ª economia mondiale, ha un PIL molto alto, se togliamo il Brasile, l'economia di lingua brasiliana portoghese del Sud America, fondamentalmente è forse il paese più grande. Ed ha una crescita continua con una stabilità commerciale ed economica che lo rendono un paese davvero appetibile. Purtroppo, nonostante questi fattori così positivi, il Messico ancora oggi è destinatario di messaggi che mettono un po' in ombra alcuni aspetti importanti sulla sicurezza, sulla formazione.
Beh, visto dall'interno sono falsi miti che si possono sfatare già con una visita in questa città, Città del Messico, o nelle altre aree commerciali del paese, nelle zone produttive. Il Messico ha una sua distribuzione sul territorio dal punto di vista produttivo molto vasta. Ci sono delle macro aree vocate all'interscambio, alla produzione commerciale, alla supply chain, quindi una diversificazione che per le imprese italiane è sicuramente di grande importanza, tanto più che con il rinnovo dell'accordo con l'Unione Europea tanti aspetti che prima erano un po' la vischiosità del rapporto commerciale sono venuti meno. Ed è anche questo il motivo per cui nel 2022 l'investimento straniero in termini di capitali è stato in crescita del 12%. Ora ricordiamoci che il 2022 è stato l'ultimo anno forse dell'anno pandemico, del triennio pandemico 2021-2022, quindi aver avuto comunque una crescita degli investimenti significa che ci hanno creduto, ci hanno scommesso e hanno trovato comunque dei riscontri. Abbiamo circa 1.600 imprese che hanno capitale italiano qui dall'Italia. Molti hanno aperto stabilimenti produttivi, altri sono in partnership, soprattutto perché, vista la natura del paese, avere una partnership con elementi messicani aiuta sicuramente, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista commerciale. Intanto perché il Messico comunque geograficamente è distante dall'Italia, quindi una presenza già fissa di qualcuno che è del paese aiuta l'impresa italiana a potersi muovere. E poi perché la formazione del personale in Messico, personale che è giovane, perché l'età media del paese è molto molto bassa, cioè che siamo intorno ai 30-35 anni, dicevo, la formazione culturale è molto alta, sia dal punto di vista accademico che dal punto di vista tecnologico. E quindi questo incentiva, perché sicuramente fare un'operazione commerciale o produttiva in Messico assicura all'azienda italiana la possibilità di avvalersi di personale qualificato, che ha comunque un costo inferiore a pari di altri paesi. Adesso magari stiamo dando il via ad una crescita nelle richieste di impiego e di retribuzione, però vi posso assicurare che le aziende italiane che si sono affidate a export manager o agenti di zona locali non hanno mai riscontrato aspetti che non fossero nella fisiologia commerciale di cui potersi lamentare. Tra l'altro il Messico ha una propensione che in quest'ultimo biennio rispetto al nearshoring ha mostrato una crescita degli investimenti produttivi nell'ambito della fornitura di parti semilavorate per le industrie principali, di cui l'Italia tra l'altro è anche in prima linea come paese. Parliamo dell'aerospazio, dei ricambi auto, dell'energia, delle costruzioni, tutti i temi senza nulla voler togliere i beni di consumo, ma che rappresentano aspetti industriali molto più pesanti, molto più importanti e che soprattutto sono legati a investimenti produttivi e costruttivi che nel tempo occupano un arco considerevole. L'industria dell'automotive, come anche quella dell'aerospazio, non sono certo ambiti in cui un'operazione commerciale si possa esaurire nel giro di uno o due anni e che quindi danno una prospettiva di continuità di lavoro su questo paese che certamente ritengo per le aziende italiane possa essere di interesse. D'altronde noi riceviamo con enorme frequenza richieste di assistenza e di intervento anche ad un livello abbastanza approfondito di specificità da parte delle imprese della tecnologia italiana, dalle piccole macchine utensili ai grandi impianti. E questo è un segno che però forse abbiamo lavorato nella direzione giusta per comunicare il paese, per individuare le opportunità, e dall'altra che comunque le imprese italiane hanno preso consapevolezza di quanto questo paese possa offrire rispetto ad altre mete più comunemente gettonate, dove poi magari l'operatività risulta limitata da altri aspetti che non sono così evidenti. Qui fondamentalmente, al di là dell'ottemperanza della NOM, che è la legge sulle norme che vanno dall'etichettatura al packaging, alla certificazione del pezzo, che sì, fondamentalmente sono un po' delle barriere non tariffarie, ma non sono degli ostacoli insormontabili. In fondo è una procedura, come c'è anche in Italia, che permette a chi opera in questo mercato di avere da un lato un passaggio che garantisce che quello che sta entrando nel paese rispetti una serie di principi di salvaguardia, di perfezione, di bontà, e dall'altro anche una scrematura rispetto al fatto che un prodotto solo perché è economico possa invadere un paese e commercialmente fare concorrenza. Questo lo dico senza nascondermi dietro un dito, perché insomma
parliamo tra persone che operano in questo settore, prodotti che vengono da economie sicuramente con un'alta vocazione produttiva, a basso costo, molto spesso usa il getta. Ecco, questo è un fattore che conta molto in Messico rispetto all'impresa italiana. L'impresa italiana produce a un costo più elevato e a una vendita più elevata, però con una produttività dell'investimento che fa il messicano sicuramente più elevata. Nel senso che la macchina italiana vive meglio e vive di più, sempre che sia mantenuta per bene, e produce prodotti di maggiore qualità, di durevolezza, e che sono comunque apprezzati perché, essendo un'economia integrata in una supply chain, ha necessità di essere affidabile rispetto ai committenti principali. Immaginate un'azienda che produce autoricambi, se producesse delle schifezze le macchine si rompono. Ecco, quindi il fatto di utilizzare una tecnologia di qualità dà la certezza a chi poi compra questi autoparts di avere un prodotto valido. Lo stesso per un impianto che opera nell'imbottigliamento, ad esempio. Se non avessimo un sistema di riciclo dell'acqua e di controllo del consumo energetico, probabilmente andrebbero falliti. Mentre invece l'Italia è in grado di offrire, grazie alle sue competenze di ricerca e sviluppo, delle opportunità di investimento che molto spesso vengono finalizzate da parte della controparte messicana. E anche questo è uno dei motivi per cui nella sfera di influenza commerciale del Messico gli Stati Uniti risultano ancora oggi forse il principale partner. È un'economia, io lo chiamo economia di giardinetto, che sembra brutta come espressione, però in realtà rende bene il concetto. Cioè l'economia messicana è integrata in forma di supply chain rispetto a quella nordamericana degli Stati Uniti, secondo un'ottica di produzione delocalizzata di tutto ciò che serve per l'economia principale, ma che qui riescono a fare bene, ma in maniera più conveniente. E poi abbiamo ancora i classici partner europei ed extraeuropei, la Cina, la Germania, la Francia. La Francia, devo essere sincero, ci dà del filo da torcere sui beni di consumo più che altro, però rappresenta sempre comunque un elemento da tenere presente. La Germania invece è fortemente competitiva sulla tecnologia, però anche da questo punto di vista riusciamo a mantenere sul mercato una presenza soddisfacente. La Cina è fondamentalmente un competitor di basso costo, era quello che facevo accenno prima, però porta dietro con sé l'handicap della manutenzione, della vita del prodotto, e forse anche di una distanza culturale rispetto alla radice comune da cui promanano le due economie, che, non dimentichiamolo, ci dà un vantaggio, siamo entrambi latini. Quindi questo può essere un punto su cui fare forza per avere una vicinanza comune di lingua, di cultura e di tradizioni anche commerciali, che non sono di certo da trascurare quando si conduce una negoziazione commerciale. Possiamo andare avanti se c'è l'ultima slide. Ecco, no, quella precedente mi faceva piacere soffermarmi su questa. Questa è una composizione di tutte le macchine che in Messico hanno la loro presenza. Come vedete è quasi impossibile trovare un settore che non sia rappresentato, proprio perché il Messico produce e trasforma a tutti i livelli e in tutti i settori. Chiaramente un quarto di tutte queste sono macchine utensili, le altre magari sono per settori un pochino più di nicchia, però rappresentano comunque l'espressione di un paese che ha due economie, come accennavo all'inizio, di riferimento. La prima, quella forse a più alto valore aggiunto, nordamericana, e l'altra che produce prodotti di più vasto consumo, bottiglie, contenitori in plastica, impacchettamento alimentare, tessuti, e che è diretta in parte a Nord America e in parte anche a tutto il continente latinoamericano verso il sud. Questo ufficio ha anche nel tempo mantenuto un'attenzione sulla formazione con centri tecnologici che sono all'avanguardia perché formano il personale all'utilizzo delle macchine e dunque garantiscono che un investimento in una macchina sia affiancato da un investimento nell'utilizzatore. Ecco, questo è un aspetto molto importante che assieme al care after sale nel contratto di compravendita per un messicano è importante. Se io compro una macchina dall'Italia devo essere certo che se si rompe me la riparate, che se la devo usare la persona sia formata per poterla usare bene e che sia prontamente disponibile anche il ricambio. È un po' una logica comune a tutti i paesi, però per il messicano è di grande importanza, proprio perché la sua funzione produttiva è di primaria importanza nel mercato. Abbiamo dato in questi anni una continuità al programma Machines,
facendo anche un'operazione, io la chiamo porta a porta, anche se sarebbe più opportuno dire fiera a fiera, perché laddove non ci sono opportunità di essere presenti per le ragioni più banali, priorità, fondi disponibili, in tutte le tante fiere della produzione che ci sono in Messico, noi con il gruppo Machines andiamo comunque a stringere accordi per essere presenti in maniera, chiamiamola, istituzionale, e raccontare il programma Machines alle imprese messicane, andare ad incontrare le aziende italiane che sono presenti per il loro titolo personale e fare comunque un'operazione di matchmaking commerciale o di scouting per avere sempre il polso della situazione e far fronte sia alle richieste personalizzate di servizi in questo mercato, sia per promuovere e quindi aumentare la visibilità del programma Machines da parte delle imprese messicane, che siano del tipo associativo, istituzionale o singolarmente le imprese produttive. Da questo punto di vista forse è uno dei team Machines più consolidati e strutturati nella sua forma, che mi fa piacere ricordare, vede Maria Eugenia Mesta, la persona di contatto e pianificazione delle attività a livello globale. Per la parte poi tecnologica, visto che il responsabile di settore è Areli Padilla, una persona dedicata alla promozione e alla gestione delle fiere dei settori tecnologici, è una persona che di anno in anno può cambiare in base alle disponibilità o alle potenziali assunzioni che poi vengono fatte, e che è il desk assistant del programma Machines. Nel tempo abbiamo avuto Belinda Frias, Alberto Mori, che oggi sono tre analisti a tempo indeterminato di questo ufficio, che oggi invece hanno lasciato il campo a Giovanni Salinas, che collabora con noi anche da più tempo come supporto occasionale nei settori della meccanica, dell'impiantistica, quindi di macchinari pesanti collegati alle macchine, e che oggi sta collaborando con il resto del team Machines sia in questo ufficio che negli altri due paesi per portare avanti tutti i programmi che abbiamo in comune. La pandemia ha affettato, come tutti i mercati, anche il Messico, ma siamo riusciti a contenere, diciamo così, i danni con delle azioni compensative. La nuova tendenza, dicevo prima, era quella del nearshoring, perché comunque si tratta di avvicinare una produzione in catena di distribuzione poi delle opportunità commerciali, e pertanto un'immagine sempre più forte del mercato messicano rispetto alle aziende produttrici dell'Unione Europea. Il nostro ufficio rimane a disposizione per offrirvi la possibilità di fare scouting, di cercare opportunità con partnership produttive, di distribuzione, o anche semplicemente per conoscere degli aspetti in dettaglio delle normative che possono essere alla base di operazioni commerciali. Mi fermo qui, vi ricordo che tutte le nostre fiere che sono diffuse anche dalla sede, dall'ufficio tecnologia industriale, sono a vostra portata, e noi siamo referenti per la loro realizzazione, e soprattutto che laddove questo non sia possibile vi possiamo comunque dare un supporto per le manifestazioni che questo paese vi offre in modo da accompagnarvi individualmente. Grazie, buon lavoro e a presto. Grazie Gianluca, grazie James per interrompere la condivisione dello schermo. Siamo andati un po' lunghi coi tempi, in gran parte è colpa mia, per cui me ne scuso e lascio la parola prima a Nancy Mamba e poi a Cavanna. Posso rubare ancora solo 3 secondi? Io volevo ringraziare, non l'avevo fatto nel corso dell'esposizione, ma penso sia dovuto, volevo ringraziare questo ufficio e le aziende italiane che vi si sono rivolte negli ultimi 3 anni e mezzo che sono stati il mio incarico qui, e che dal 15 luglio termina, arriverà come nuovo direttore Olga Gravella, che è collegata con noi dall'ufficio di Los Angeles dove è attualmente in servizio, a cui auguro sicuramente i migliori successi. Io dal 17 luglio sarò il direttore dell'ufficio di Johannesburg, vi aspetto per aprire un nuovo fronte laddove non sia ancora aperto e dove invece è già aperto, diamoci sotto, insomma andiamo all'attacco di un nuovo mercato e sviluppiamo la possibilità di lavorare ancora insieme. Ecco tutto qui, grazie. Grazie Gianluca, in bocca al lupo per il tuo nuovo incarico e benvenuta in squadra ad Olga, l'amica Olga che saluto con affetto. Chiedo ancora scusa a Nancy e a Riccardo e li ringrazio per la pazienza. Lasciare la parola a Riccardo Cavanna e nel frattempo cerchiamo di risolvere il tuo problema tecnico.
E allora così sia. Riccardo, la parola a te. Sì, buongiorno a tutti, spero mi vediate che c'è un po' di... Scusate, accendo la luce che è calata al buio. Eccomi, chiedo venia. Buongiorno a tutti, adesso devo sentire un po' meglio. Grazie dell'opportunità, cercherò di essere molto conciso. Il mio intervento si livella su due piani. Il primo aziendale, io sono l'amministratore delegato, il presidente chairman di Cavanna Packaging Group, è un'azienda che fa macchine di imballaggio, molto attivo sul mercato americano. Due considerazioni su quello che è stato detto e su quello che è l'approccio al mercato americano basato sulla mia esperienza, che racconto brevemente. Mio padre negli anni 80 ebbe un particolare successo tramite un distributore locale, vendette più di 600 macchine in giro per il paese. E questo, ed ebbe così tanto successo che questo distributore li copiò le macchine, cominciò a prodursele da sé. Siamo negli anni 80, quindi le distanze, le comunicazioni erano un po' diverse e ce ne accorgemmo un po' tardi, ma intanto lui si era un po' preso il mercato. L'esperienza sicuramente negativa. La cosa bizzarra è che qualche anno, negli anni 2000, poi quando decisi di aprire la mia filiale, cercai di comprare questo distributore e questo signore cercò di mettermi dentro l'Enterprise Value anche il valore dei disegni delle macchine che aveva copiato. Ma a parte questa battuta simpatica, a fine degli anni 90 abbiamo cercato di utilizzare un distributore con un contratto doing business a Scavanna, USA, era un distributore locale, ma anche lì l'impatto fu negativo. Perché? Perché è stato poi il driver che ci ha guidato nel 2005 ad aprire la filiale, perché abbiamo capito, anche parlando con aziende italiane che avevano investito in maniera importante negli Stati Uniti, che gli Stati Uniti sono uno dei mercati più difficili al mondo e l'unica maniera per avere successo è avere un progetto long term e una stabile organizzazione. Noi siamo partiti con tre persone, piano piano abbiamo iniziato ad avere referenze. I primi anni sono stati anni di perdita, non lo nascondo. Nel 2008 ho deciso di provare a produrre negli Stati Uniti, ho creato un team di persone locali, di ingegneri con una lunga esperienza, ed è stato un fallimento totale, tanto che nel 2010 ho chiuso la fabbrica. È stata la più bella decisione della mia vita, perché da allora ho cominciato a raddoppiare il fatturato di anno in anno, con un modello differente, ovvero producevo dall'Italia, una società leggera che mi faceva da distribuzione, ricambi, service, sales, engineering, un approccio americano, America to America, quindi un ufficio con una bandiera americana fuori, ma una tecnologia italiana, un system engineering italiano che ha cominciato a dedicarsi al mercato, ad ascoltare il mercato e a trovare le risposte giuste per il mercato. Il mercato americano, nel mondo, nel settore delle macchine di imballaggio, quindi non posso giudicare altri settori industriali, diciamo i competitors americani sono abituati a una tecnologia che io definisco good enough. È una tecnologia che è molto concentrata sul mercato americano. Le aziende americane del mio settore raramente esportano, ma se si parla di esportazione si parla di Messico e Canada. Anche perché c'è proprio la barriera culturale e linguistica. Chi parla americano in giro per il mondo in genere non viene capito, proprio dal punto di vista dell'inglese. E poi non sono in grado di fare un managing across culture decente. Ma abbiamo capito che il mercato aveva bisogno di una tecnologia europea con alcune caratteristiche legate alla sanitization, legate un approccio molto, molto più efficiente, molto più poche occhi, diminuendo il numero degli operatori, i tempi di manutenzione, di pulizia, tutte cose che sono state anche evidenziate nella presentazione, perché il problema della manodopera negli Stati Uniti è drammatico, a maggior ragione in un periodo in cui l'economia cresceva e si era a un tasso di unemployment pari a zero. Quindi tecnici bravissimi che si passano da un'azienda all'altra e anche da un settore all'altro, pochissima fedeltà. Io ho assistito a un'operazione greenfield di un'azienda europea che è andata a aprire una fabbrica di biscotti in America,
tutto il team che avevamo formato, una decina di persone, a 2 mesi dallo start-up della linea, e si era già tutto licenziato e se n'era andato da un'altra parte. Quindi il tema della tecnologia italiana, che è abituata a lavorare con una, in un ambito di automazione molto spinto, dove i costi della manodopera sono molto alti, dove la legislazione del lavoro è molto rigida, ha permesso di sviluppare tecnologie tali per cui oggi i nostri clienti in Europa hanno bisogno di macchine che funzionano con pochissimi operatori con altissima efficienza, cosa che non avviene negli Stati Uniti perché complice un'abbondanza di mercato, una manodopera con una legislazione magari un pochino più flessibile, perché secondo me questo conta tanto, condizioni anche di sicurezza e di igiene non così rigide come in Europa, questo ha portato l'industria locale a svilupparsi su un segmento good enough. Noi italiani abbiamo una grande caratteristica, cioè offriamo soluzioni più robuste, più efficienti, con un OI sicuramente maggiore. E questo ci ha permesso di avere un importante successo. Oggi è diventato il primo mercato per Cavanna che esporta il 90%. La lesson learn che però ne ho dedotto è che bisogna sempre creare un mix tra la mentalità americana e la capacità di engineering italiana. È stata segnalata in una slide, ma è molto importante, cioè il public speaking, cioè il saper parlare americano, saper dialogare con gli americani, saper fare una riunione con gli americani, è un aspetto che noi italiani dobbiamo a volte imparare a farlo. Vi ricordo, la prima volta che andai in America con un collega che non aveva questa mentalità, lui cominciò come al suo solito, era un po' prolisso, alla fine dell'ora che ci avevano dato si alzarono tutti, se ne andarono, mentre lui era ancora a un quarto della presentazione, dicendo scusate abbiamo un'altra riunione, tra l'altro la sala è occupata, uscite in 5 minuti. E ci lasciarono lì, cioè non è che ci dissero grazie, scusate, rimandiamo la riunione successiva, seppur arrivavamo dall'Italia. Quindi ci vuole una mentalità che deve essere molto vicina, e solo una stabile organizzazione americana ti permette di creare un mix tra queste due cose. Non voglio prendere troppo tempo, vorrei fare una considerazione anche come UCIMA, perché ho l'onore di essere presidente dell'Associazione dei costruttori di macchine di imballaggio italiana. Allora, su sicuramente il tema della campagna legata a un brand, Machine Italia, è un aspetto molto importante, noi ci crediamo. A parte il fatto, mi viene da fare qualche osservazione, permettetemi anche, possono sembrare critiche, ma credetemi, critiche costruttive. A parte il fatto che 2.0 è già un po' vecchio, perché si sta parlando oltre il 4.0, abbiamo visto, ma lo vediamo anche noi, che molti buyer sono ormai, arrivano da generazioni che non sono più baby boomer, quindi abbiamo parlato di generazione di millennium, di generazione, cioè di gente che è abituata a comprare e anche ad informarsi in maniera diversa. A me stupisce che la nostra pagina di LinkedIn abbia solo 300 follower, perché vuol dire non avere un canale di comunicazione aperto. Le riviste cartacee hanno ormai, dal mio punto di vista, una funzione dal punto di vista della comunicazione non particolarmente efficace, perché oggi hanno più efficacia i podcast, hanno più efficacia attività specifiche su social specifici professionali. Mi ha stupito vedere che le attività di comunicazione, soprattutto negli Stati Uniti, andassero su riviste che sono riviste sicuramente importanti, riviste però legate al mondo dell'industry e non legate ai mercati di sbocco. Delle aziende che, così da una rapida vista, legate ai mercati di sbocco delle aziende che fanno parte di Federmacchine. Mi sembrano che siano tutte aziende che arrivano dal mondo della meccanica, dell'industria, dell'automation, quindi vanno bene per certe aziende che fanno parte di Federmeccaniche, ma tanto è che il marchio Machine Italia, nel mio mondo, e io gli Stati Uniti li frequento tanto, frequento tantissimo da anni tutte le fiere più importanti. Noi abbiamo fatto una bellissima attività di networking assieme a Chicago,
Abbiamo un lungo rapporto di collaborazione, di attività di comunicazione, noi siamo molto soddisfatti, non voglio essere solo critico, per amor del cielo. Però dobbiamo guardare ai nuovi canali, dobbiamo guardare anche i mercati di sbocco che riguardano tutte le associazioni che sono legate a Federmacchina. Concludo facendo una considerazione personale. A volte può sembrare che per una piccola media azienda andare in America, aprire un'azienda anche solo commerciale, può sembrare un passo incredibile. Io l'ho fatto personalmente, avevo 25-35 anni con la mia valigina, dire la mia società presso un commercialista americano. Perché credo internet? Cioè io non ci credo, dopo che devo fare intervento io. Anzi, il microfono dovresti mutarlo. Allora. Spegno il microfono, grazie. Comunque ho concluso. Non è un'impresa così, non è un'impresa così titanica. Si inizia passo dopo passo, si inizia con una struttura leggera, cercando di lavorare sul service che crea il break-even della struttura, poi piano piano le vendite. Perché se si dà l'idea agli americani che sia una pianta stabile, che sia un'organizzazione stabile, sia una strategia a medio e lungo termine, se la tecnologia è buona, poi ti danno fiducia. Vi ringrazio e lascio la parola al successivo relatore. Grazie Riccardo, le critiche sono, almeno dal mio punto di vista, sempre benvenute e preferite ai complimenti che potrebbero essere di circostanza. Sulle critiche siamo sicuri che sono sincere. Possiamo sentirci, possiamo migliorare, possiamo diversificare. Spero di parlarne con te direttamente, spero di vederti a Las Vegas a settembre. Lascio la parola a Nancy che spero abbia risolto i suoi problemi tecnici. Mi sento te? Andiamo a Las Vegas. Sì, grazie. Mi sentite Marco? Sì, ora sì. Ok, perdonatemi. Allora, dico buongiorno e buonasera a tutti. Io sono Nancy Mambalo, sono il CEO e titolare della MAP International, che è nel settore del vetro dal 1993. Io, a differenza di Riccardo, sono italo-americana, per cui ho un po'. Sono leggermente avvantaggiata in quanto riesco con la mentalità comunque degli americani, mi sento più vicina e gli stessi americani trovano insomma in me un interlocutore più semplice. Noi, come dicevo, produciamo macchine per il vetro, nello specifico produciamo forni per la tempera del vetro. La nostra, cioè la percentuale delle vendite che abbiamo tra Canada e Stati Uniti, qualche cosina anche in Messico, è circa del 70% del nostro fatturato. Per cui io opero direttamente B2B nel mercato americano, perché il rapporto che si crea con la clientela americana probabilmente trova in me un interlocutore un po' più semplice, un po' più di casa. Condivido molte delle esperienze, come diceva Riccardo, col mercato americano, è un mercato completamente diverso, bisogna essere aperti a capire la loro mentalità. Ripeto, io riesco insomma con loro ad avere un rapporto più diretto. Noi portiamo negli Stati Uniti veramente il Made in Italy, in quanto il settore del vetro, e parlo anche come vicepresidente del GIMAV, l'associazione delle macchine per il vetro, nel settore del vetro noi siamo una metalmeccanica riconosciuta, perché tutte le macchine, tutto il settore delle macchine del vetro, siamo molto forti nel mercato americano. Cosa portiamo noi in America? Cioè noi gli portiamo la tecnologia, gli portiamo delle prestazioni sicuramente eccellenti rispetto ai nostri concorrenti, che sono i concorrenti cinesi. Ci viene riconosciuto il valore, infatti noi nelle presenze
fiere che ho visto che avete menzionato, possa essere quello del Glass Build o la nostra Vitrum a Milano, ci viene riconosciuto comunque il livello eccellente della tecnologia italiana. Come procediamo? Noi procediamo, come diceva anche Riccardo, abbiamo costituito già nel 2000 comunque una branch negli Stati Uniti, per cui dove possiamo fornire ricambi, service, anche se comunque, tornando anche a quanto detto, noi completamente con i nostri tecnici italiani installiamo i macchinari negli Stati Uniti, perché trovare i tecnici negli Stati Uniti è molto difficile. Noi abbiamo un paio di tecnici, ma molto spesso utilizziamo il nostro personale italiano. E noi veramente abbiamo una presenza importante sia negli Stati Uniti che in Canada, e oltre alle fiere, dove possiamo anche ringraziare Machines Italia, perché molte delle fiere vengono fatte in collaborazione con voi, molto il passaparola, un passaparola positivo fortunatamente ci permette di tenere questo mercato. Come ripeto, il 70% della nostra produzione è verso quei paesi. Noi il nostro design, la qualità, come già detto, è quello che ci contraddistingue negli Stati Uniti. Noi quello che ci aiuta, ripeto, sia noi che le altre aziende nel settore del vetro, è quello di essere vicino ai clienti. Perché il cliente americano, ripeto, questa è la mia esperienza, il cliente americano ha bisogno, come quasi tutti i clienti, di essere coccolato, e dobbiamo riuscire, e stiamo riuscendo insieme a cercare di creare un gap, questo gap di distanza, che sia un gap più vicino, e solamente con una presenza di uffici negli Stati Uniti si riesce ad avere questi risultati. Come dicevo, oltre il passaparola, il supporto che diamo tecnico, perché l'after sell è importantissimo negli Stati Uniti, è questo che ci permette, il passaparola è proprio il commento che viene fatto dai clienti che hanno già dei nostri macchinari dopo l'acquisto della macchina. Per cui noi siamo presenti negli Stati Uniti sia con la nostra azienda direttamente, ma sia nelle varie fiere dove promuoviamo il nostro prodotto. Questa è la mia esperienza, devo dire, alquanto positiva, in quanto mi riporta a casa in qualche maniera, e probabilmente riuscire a comunicare con quel paese, facendogli capire che li teniamo in grande considerazione, ci ha portato alla fine, ripeto, ad avere è un mercato anche più semplice di altri mercati, perché la concorrenza, non c'è un prodotto interno né in Canada e né in America che producono macchine simili alle nostre, per cui è lo stesso anche per quanto riguarda le altre macchine per il vetro. Devo dire che insomma ce la giochiamo molto facilmente, ecco. E questo è, sì, la presentazione era un po' delle nostre macchine, ma non credo che questa sia la sede opportuna, era solamente condividere con questa audience quella che è stata l'esperienza di Mappi e comunque del settore del vetro. Non vi vorrei dilungare, perché come abbiamo detto poi diventiamo un po' lunghi. No, un'esperienza sicuramente positiva, e che almeno personalmente mi ha molto arricchito, sia la tua che quella di Riccardo, che peraltro conosco per aver ospitato a Chicago l'anno scorso durante PAC Expo, e
devo dire, la conoscenza della mentalità e quindi la vicinanza al modo di pensare del cliente finale è un presupposto imprescindibile per esportare in qualunque paese, vale per l'America. Esatto, sì, sì. Canada, bisogna mettersi nei panni o nelle scarpe, come dicono da queste parti, camminare un miglio nelle scarpe dell'altro per poterlo capire e per poter meglio vendere. Siamo alla fine, io adesso ho anche l'arduo compito di chiudere i lavori e di ricevere eventualmente, se ce ne sono, domande da girare ai nostri team, ai nostri colleghi. Diversamente le domande possono essere gestite da remoto e via email, quindi ovviamente il canale di comunicazione è sempre aperto. Vorrei, se non ci sono domande, ringraziare tutti, a cominciare dal direttore Mariotti, che ha un appuntamento urgentissimo stasera. Deve scaldare i motori, stasera sono le prove generali di un appuntamento molto più importante. Ringraziare i colleghi di Roma e i colleghi di Toronto e Messico, oltre a Riccardo e Nancy, naturalmente, e a Joe Barbieri, che ho dimenticato. Marco, vedo una domanda che possiamo forse soddisfare. Ci chiedono se è possibile iscriversi a Machines Italia come fornitore di componenti per macchine, direi proprio di sì. Sì. Penso di poter rispondere già direttamente io, senza ricorso a specialisti. E poi due commenti sul video, ringraziamo se ce ne sono altri, mandateli. Sono positivi, direi. Quindi, per il momento io non vedo altro qua, però. Quindi... Credo che Antonio sia dovuto andare via, non so se tu, direttore Mariotti, vuoi, non so, chiudere. Microfono spento però. No, non sentiamo. Mi risulta che il tuo microfono sia ancora in modalità mute. Mi sentite adesso? Sì. Ah, cara, qui era acceso, ma non si sentiva probabilmente. Niente, volevo solo ringraziare e complimentarmi per aver organizzato questo incontro. Anche dalle testimonianze degli imprenditori abbiamo visto quanto siano importanti queste aree e pertanto... Oh, tanti auguri a tutti noi, che Machines Italia prosegua sempre meglio. Grazie. Grazie a tutti quanti. Niente, direi che posso confermare che domande live non ce ne sono, quindi vi ringrazio e posso dichiarare chiusi i lavori.